Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento settimanale con l'edizione di Fraser TV. Iniziamo subito con le notizie parlando di ambiente e della discarica di Sezzadio. Si è tenuto a Sezzadio l'incontro tra i sindaci in convenzione per la tutela dell'acqua e la Regione Piemonte, rappresentata dall'assessore all'ambiente Alberto Valmaggia. L'assessore ha ribadito che sono state effettuate le riperimetrazioni e che entro 180 giorni verranno pubblicati i decreti attuativi che comunque sia non potranno essere applicati ad autorizzazioni già concesse, dunque nessuna retroattività. Ha dichiarato che gli unici enti in grado di prendere ed attuare decisioni in merito alla discarica sono la provincia e l'ATO, Associazione per la tutela delle acque. E ora passiamo alle notizie di cronaca. Nella giornata del 4 novembre, i carabinieri della Compagnia di Acquiterme, nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, specialmente nel territorio del comune di Ovada, hanno denunciato a piede libero complessivamente 12 persone, di cui 3 per furto, una per lesioni personali, una per violazione del foglio di via obbligatorio, 6 per reati inerenti all'immigrazione. Per tutti gli irregolari sono state avviate le procedure per l'espulsione ed una per violazioni con riguardo alla custodia di cose sequestrate. Il servizio, a cui hanno partecipato in tutto 17 militari su 8 autovetture, ha visto l'identificazione di 88 soggetti e 56 veicoli. E ora passiamo alle notizie da Acquiterme. Troppi accattoni per le vie della cittadina termale. Dopo le tante lamentele dei cittadini per il comportamento spesso invadente di chi è dedito all'accattonaggio, sono stati disposti controlli mirati dalla polizia locale per verificare il rispetto dei requisiti di legge circa la presenza sul territorio di questi soggetti. Da questi controlli è emerso che 9 persone erano prive di requisiti e sono stati invitati a presentarsi in questura. Le 6 persone che non lo hanno fatto sono state multate, 4 persone sono state denunciate per inottemperanza ai disposti del foglio di via emesso dal questore, mentre per altre 3 persone è stato proposto al questore l'emissione del foglio di via. Si è svolta ad Acquiterme il 6 novembre la celebrazione dell'anniversario della vittoria. Vediamo il servizio. Prima di passare la parola al signor Sindaco Enrico Bertero per la commemorazione del 4 novembre che abbiamo posticipato oggi al 6, volevo ringraziare tutte le associazioni, tutte le autorità civili e militari che oggi sono con noi qui a questa manifestazione. Voglio ringraziare la Protezione Civile,
che ha dato anche loro, come sempre, un contributo a tutte le manifestazioni delle nostre città da sempre e a tutte le associazioni d'arma che oggi sono presenti. Quindi non mi rimane che augurare a tutti voi una giornata magnifica e una felice giornata a tutti. Grazie. Per noi che abbiamo fatto il servizio militare, la cerimonia dell'alzabandiera è sicuramente un momento molto toccante. Non succedeva da parecchio tempo, durante l'anno succede al 25 di aprile, succede al 4 di novembre, poche volte, ecco, dovrebbe essere una cosa più sentita e più vissuta, proprio perché è la prova che c'è una riunione di tutti i cittadini in questa nostra Italia. Adesso passiamo alla stagione teatrale. Rocco Papaleo, Francesco Pannofino, Lunetta Savino, Carlotta Natoli e Alessandro Bergonzoni sono solo alcuni dei grandi nomi del teatro italiano che faranno tappa da Acqui Terme. Saranno loro, insieme ad altri bravissimi attori, ad animare la stagione teatrale acquese. Una stagione che, rispetto all'anno scorso, partirà più tardi. Il primo spettacolo, infatti, è previsto per il 5 di settembre, ma che sembra essere all'altezza di quella passata. Ad aprire il calendario, infatti, il 5 dicembre, sarà uno spettacolo del cast tutto al femminile. Carlotta Natoli, Lunetta Savino, Mia Benedetta, Bianca Nappi, Simonetta Solder e Chiara Tomarelli. Continuiamo a parlare di spettacoli. Le telecamere di Fraser TV erano presenti alla prima assoluta del corto Effetto Farfalla del regista acquese Valerio Marcozzi in un gremitissimo teatro Ariston. Vediamo il servizio. Marta, Alice, Susanna, Miriam, Andrea, Emanuele. Giacomo, sempre Giacomo. Angelica. Federico. Valerio. Sara. Chris. E Alberto. Effetto Farfalla. Abbiamo realizzato questo cortometraggio, appunto, che riguarda le scelte, come una piccola scelta possa modificare un cambiamento nel tempo. E è un cortometraggio che è nato qua ad Acqui. A partire del 16 aprile, dove c'è stata la scintilla, abbiamo dato un'immagine ai ragazzi attraverso dei casting e poco alla volta ha preso forma. E, cosa dire, qui siamo un team di persone tutte motivate che lo fanno per passione, e dal team tecnico al team artistico. Qua abbiamo un fonico che ad esempio arriva dall'America, abbiamo il nostro pilota di droni volanti, la nostra flotta di droni volanti, la nostra segretaria di produzione che comunque copre il ruolo forse più fondamentale perché guarda il dettaglio dell'inquadratura insieme a me nella post produzione, e abbiamo lo sceneggiatore Federico Cartolano che anche lui ha avuto a che fare con questo progetto. E tutti insieme abbiamo permesso la prima realizzazione, la prima visione al pubblico di questo corto, e siamo pronti a fare il tour nelle scuole e le prossime proiezioni al pubblico. Lunedì 7 novembre è iniziata la campagna stagionale di vaccinazione contro l'influenza. L'obiettivo dell'assessorato alla sanità è di aumentare ancora di più la copertura vaccinale, raggiungendo il 75% dei soggetti interessati. Novità di quest'anno il coinvolgimento dei farmacisti che, in virtù dell'accordo siglato dalla Regione con Federpharma e Assofarm, si occuperanno di consegnare ai medici e ai pediatri i vaccini che l'ASL di appartenenza del medico ha deciso di utilizzare e soprattutto di sensibilizzare i cittadini che accedono in farmacia sull'importanza della vaccinazione.
dal 5 al 20 novembre ad Acqui Terme, presso la Sala d'Arte di Palazzo Robellini in Piazza Levi, sarà possibile visitare la mostra di Renzo Cordara dal titolo Big Bang Experience. Vediamo il servizio. Con grande emozione oggi inauguriamo questa mostra di Renzo Cordara che è tante cose. È un pittore, è uno scultore, è un artista con la A maiuscola, ma usiamo sempre la A maiuscola, è un amico, una persona che è dotata di una sensibilità straordinaria che si evince da ogni suo tocco di colore. Questo credo sia davvero un capolavoro, credo che io, perché anche poi sul manifesto, credo un qualcosa che è stato creato proprio con tutta la sua capacità, con tutta la sua sensibilità, con le emozioni che lui riesce a emanare, a emettere proprio dai suoi quadri. Sono anni che io seguo Renzo, in questi dipinti, in questi tondi, in questi quadri, in questi acrilici su cui la materia, il pennello, l'estro, la fantasia e la capacità dell'artista è riuscito a fissare le sue emozioni. Emozioni che poi trasmette alle persone che vedono, che vengono ad ammirare queste. Queste mostre sono una delle 300 manifestazioni che l'amministrazione comunale regala ai propri turisti, ai propri concittadini. Quindi invito chi seguirà questa nostra intervista a venire, proprio a intervenire, a venire a vedere, perché ogni volta, io lo dico, l'ho detto l'anno scorso, sembra di ripetere, ma ogni volta per me è un'emozione. È con grande soddisfazione, a nome della Giunta Comunale, dell'amministrazione comunale, che inauguriamo questa sera questa bellissima, veramente bella, bella mostra. Grazie Renzo. Si è svolto martedì 8 novembre a Roma, presso il Palazzo del CONI, la cerimonia di premiazione per il titolo di Community Europea dello Sport 2017. In un salone gremito di persone, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del presidente dell'ACES Europe Gianfrancesco Lupatelli, il Monferrato, di cui Acqui fa parte, è stato ufficialmente insignito del prestigioso titolo. In rappresentanza del nostro comune, il sindaco Enrico Bertè, il consigliere delegato Gianni Feltri, il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Lelli e l'assessore allo sport e turismo Mirko Pizzorni. Grande soddisfazione da parte dell'amministrazione per un riconoscimento importante per la crescita del nostro territorio, per lo sviluppo di un turismo sportivo che permetterà di varcare i confini non solo regionali ma anche nazionali. Prossimo appuntamento è la consegna della bandiera presso il Parlamento Europeo a Bruxelles il 16 novembre. Passiamo alla pagina sportiva, parliamo di pallavolo. Dopo la sconfitta di misura per 3-7-2 nella scorsa giornata rimediata a Vigevano, le ragazze della pallavolo di Acqui saranno impegnate nel prossimo turno a Monbarone alle 17:30 contro il Collegno. Passiamo al calcio. Dopo la sconfitta ennesima della stagione all'11ª giornata per 6-0 contro l'Albese, nel prossimo turno ricordiamo che la squadra termale ospiterà all'Ottolenghi il Tortona Calcio. Bene, siamo ai saluti, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima edizione con l'informazione di Fraser TV.